Questa variante PGT, come sapete, è frutto di un percorso molto lungo, partecipato, che ha visto Enzo molto impegnato, proprio al di là del portare avanti con i tecnici, che ringraziamo ovviamente, ma proprio c'è stato uno sforzo enorme per ascoltare la città nelle sue varie componenti e quindi per portare un PGT al massimo partecipato. Poi si sa che su questi strumenti avere un'unanimità di consensi credo sia molto più di un'utopia, però insomma quantomeno questa partecipazione sembra venire corretta. Si basa su due o tre proprio cardini, non consumo di suolo sicuramente, quindi riduzione di 300.000 metri quadri di aree fabbricabili, come potremmo dire, un segnare molto bene i perimetri esterni della città, quindi confini segnati proprio dal verde, liberando le aree anche in precedenza edificabili e riportandoli ad agricole, proprio in modo da lasciare un perimetro preciso della città, recupero delle aree che abbiamo predisposto perché fossero adatti appunto agli interventi di recupero. Che voglio partire proprio dalla partecipazione. La partecipazione che è stata graduale e continua durante questo piano di governo del territorio e che è diventato il vero punto di forza. Man mano che si andavano delineandosi le scelte che venivano prese insieme ai cittadini e che dovevano chiaramente rispondere a quelli che erano gli obiettivi dell'amministrazione, con molta trasparenza si tornava alla città, ai mondi vitali, agli stakeholder per metterle in discussione, per dire se era davvero quello che si aspettava o per declinare meglio quelli che erano gli obiettivi dell'amministrazione comunale. Quindi la partecipazione è diventata un punto di forza, che oggi mi fa sedere qui accanto al sindaco e dire che è stato fatto qualcosa di bello e di importante nella nostra città. Davvero è la soddisfazione di sedersi qui e dire abbiamo fatto qualcosa che è bello, è utile ed è concreto. Il tema principe sul quale abbiamo lavorato chiaramente è quello che ci avevamo posti quando ci siamo insediati, quando il sindaco mi ha dato deleghe, che era il consumo di suolo. È un piano che non genera consumo di suolo tranne che per 20.000 metri quadri, che ritorna indietro su i confini appunto della città, li rivede, li definisce, lavora sulle aree di frangia, restituisce quindi 320.000 metri quadri al terreno agricolo. E oltre 600.000 metri quadri, e questa è una scelta molto forte, un vincolo molto forte che viene messo all'interno di questo piano, li restituisce al Parco del Ticino. Cosa vuol dire questo? Che reputiamo che il nostro parco naturale, che tra l'altro ha sede Magenta, abbia le caratteristiche migliori per poter meglio definire e agire sulle aree esterne alla città. Restituiti? Perché prima il territorio di iniziativa comunale sul quale si poteva, sì, l'amministrazione poteva generare delle scelte, la maggior parte delle scelte che sono state fatte in questa città sono state quelle di poi edificare, andava via via sempre ingrassandosi, diciamo, sì, e ingrossandosi. A questo punto noi delineiamo invece un confine molto più ristretto, molto più chiaro, e diciamo che in tutte queste aree, in questi 100.000 metri quadri, è il parco a dettar legge, è il parco attraverso il suo strumento che è il PTC a disciplinare quelle aree, perché pensiamo che il parco, visto proprio il fine che si pone, che è quello della salvaguardia e della tutela dell'ambiente, abbia tutte le caratteristiche per fare questo lavoro. Quali sono queste aree? Per esempio ci sono alcune aree dove prima c'erano corridoi ecologici con addirittura dei volumi sopra, per esempio tra il deposito dell'Iper e Ponte Vecchio, per esempio, o altre aree esterne che vanno, si estendono verso il parco. E
il numero di posti per i pendolari che viaggiano su Magenta intorno alla stazione, ecco un'area particolare dedicata all'interno dell'ex ambito Nova Ceta, e cercare di acquisire anche un piccolo dente che è rimasto all'interno del parcheggio di via Marconi e via Nazario Sauro. Altro servizio davvero importante sono quelli sempre scolastici all'interno della zona nord, sempre per una scuola dell'infanzia che è stata definita come importante da poter raggiungere anche all'interno di quel quartiere. Se guardate la lista poi dei servizi che trovate all'interno della relazione del piano dei servizi, non troverete più un elenco fatto di più di 10 cose, ma sono 10 cose che si possono fare. Prima magari ce n'erano 100, però quante ne sono davvero poi partite, se ancora oggi abbiamo un bisogno così forte di edilizia scolastica in città. Altro tema importante che abbiamo toccato, sempre derivante dall'analisi che è stata fatta dei numeri, Magenta, l'edilizia residenziale pubblica che ha fatto Aler illo tempore, che vede davvero ancora delle lunghe liste di attesa, oltre 100 persone che ancora attendono comunque di poter entrare in una casa. Quindi il problema della casa c'è, Magenta poi è un po' l'attrattore, probabilmente anche per questo ha questi tipi di numeri, e allora abbiamo pensato di poterci giocare qualcosa. Cosa ha deciso di giocarsi? L'amministrazione ha deciso di giocarsi un'area, che è l'area ex fiera, un'area che è di proprietà comunale, e l'amministrazione lì non fa social housing, non cerca di trovare neologismi per poi non fare niente. È un'area che si presta ancora all'edilizia residenziale pubblica. L'amministrazione si gioca un terreno e dice che chi andrà lì a costruire, si pensa che si può arrivare fino a 70-80 alloggi di edilizia residenziale popolare, che saranno governati direttamente dall'amministrazione comunale. Sarà l'impegno che si chiede al privato per poter edificare lì. Un'area peraltro, diciamo, dove non è che non si sta coltivando il mais piuttosto che il grano turco, è un'area totalmente ferma, ogni tanto si fa il circo. Dall'area dove ogni tanto si fa il circo diventa un'area dove invece si cerca di dare una risposta al bisogno primario, che è quello della casa, che ancora tanti vedono in evaso. E dentro la città. Parlo anche di quell'ambito, ci sarà un'area che è l'ambito 10 che trovate lì accanto, dove è prevista anche un'area quella dietro per servizi, che è un'area per servizi di culto. Durante questo percorso sono stati incontrati davvero tantissime persone, tra i quali anche alcune persone che fanno riferimento a una fede diversa da quella cattolica, per esempio gli evangeli, testimoni di Geova, che hanno comunque chiesto di poter avere un luogo dove poter costruire loro poi a quel punto, e chiaramente nei limiti della legge regionale si cercherà comunque di assegnare questi terreni per luoghi di culto. Mi sembrava giusto dietro l'area fiera che è in via? Accanto al tema alla discarica di Via Tobagi. Questo. Ah, sì. Assolutamente questo. Quindi questi sono alcuni dei temi di cui cercheremo di affrontare domani sera. Particolare attenzione, torno dove ha concluso il sindaco, è la questione delle aree dismesse.